Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Cantare in in libertà. libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Roberta Tritto Ciao, ciao a tutti. e impareremo una canzone che Heroes di David Bowie. è dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone all'inizio si compone di soli due accordi che sono Re maggiore, quindi se questo è il Do dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il Do, questa nota è Re, Fa diesis, La, formano il Re maggiore. Poi c'è il Sol maggiore, quindi questo è Do, Si, La, Sol, andando indietro, Sol, Si, Re, formano il Sol maggiore. Poi si ripetono un paio di volte questi accordi, poi c'è proprio il Do maggiore, ormai famoso, Do mi sol, ancora il Re, e poi infine ci sarà il La minore, quindi Do, Si, La minore, La, Do, Mi, il Mi minore, quindi se questo è Do, Re, Mi, Mi, Sol, Si, e gli accordi gireranno sempre questi accordi qua. Vi faccio sentire. All'inizio c'è un intro che conosciamo bene e ripete Re e Sol. Poi la strofa comincia così. Wish I could swim like a dolphin. Dolphins can swim. Poi mette il Do. Nothing will keep us together. La minore. We can beat them. Mi di passaggio. Forever and ever. Or we can be heroes. Sol di passaggio. Just for one day. Poi si ripete ancora l'intro con Re e Sol. Re e Sol, ricordate? Poi la canzone sale di un'ottava, ma gli accordi restano invariati. Vi faccio sentire come fa. Avete visto che gli accordi sono sempre gli stessi, poi c'è una parte in cui si ripetono soltanto gli accordi Re e Sol, che è questa parte che vi facciamo sentire. Poi riprende dal Do e tutto si ripete come all'inizio. Bene, come abbiamo visto, anche questa è una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque in descrizione il link su dove trovare il testo con gli accordi, poi due link dedicati proprio a come imparare gli accordi di puntate presenti su questo canale e la diteggiatura per entrambe le mani. Io ringrazio Roberta Grazie Tritto Mario, grazie per maestro. averci dato una mano. Avete sentito l'inglese perfetto. E ci vediamo alla prossima Alla puntata. prossima, ciao!